Ciao a tutti della Deche. Oggi facciamo una bambolina da appendere che va bene anche per tipo una bomboniera, per una comunione, per una cresima. Ma veniamo subito al progetto. L'occorrente è della lana per fare i capelli alla bambolina, dei nastrini per decorare con un bottoncino, qualcosa di in questo modo. Del pizzo rosso in questo caso, della stoffa di cotone, io ho scelto questa della Walt Disney con tutte le principesse, con Ariel, Cinderella, Belle, Rapunzel, eccetera. Però la stoffa scegliete quella che vi pare. Dell'imbottitura, della licra per fare la faccina alla bambolina, il fard per dipingere il viso della bambolina, quindi sempre le stesse cose, pennarelli, l'acrilico bianco, un bulino, una puntina di un ago, uno stuzzicadenti e la colla a caldo e le forbici. Ago e filo, nient'altro. Partiamo subito. Allora, partiamo col fare la faccina della bambolina. Si prende la rigra, si fa un cerchio di circa 10 centimetri, 9-10 centimetri. Io l'ho messa doppia perché la mia licra è un po' troppo sottile. Se ce l'avete più spessa, mettetela scempia. Si fa il sopraggitto tutto intorno in questo modo, oppure punto filza, come vi pare. Io mi sono già portata avanti, l'ho già fatto tutto e poi si tira e si va ad imbottire. Ci se ne deve mettere un bel po', eh? L'imbottitura deve venire una testina un po' piatta, non proprio rotonda, un po' piatta in questo modo. Una testina così, vedete? Non è proprio rotonda, è un po' piatta. Anzi, non la chiudete neanche tutta, qui lasciate un pochino, se no vi viene rotonda. E fissate qui così. In questo modo. Blocco. Poi passo un po' il filo intorno da parte a parte in questo modo, ma non tiro, giusto per non far uscire l'imbottitura, così leggero. Faccio una specie di ragnatela. O reticolato, insomma, chiamatelo come vi pare. In questo modo, passo uno qua, un tiro e vado dalla parte opposta e fisso, basta, basta qualche passaggio, eh. Ecco qua. E la faccina è pronta. Ora andiamo a disegnare gli occhi alla bambolina. Ci si fa una cosa un po' diversa. Si prende. Aspettate, volevo fare una cosa. Via. Niente, si fa così. Si fa come si è sempre fatto. Allora prendo la penna cancellabile. Infatti, intanto ci faccio due puntini dove voglio fare gli occhi. In questo modo. Poi col pennarello sottile, sottile, questo è 2 mm e questo è 0,5, questo un po' più alto, grande. Faccio gli occhi. Ho anche sbagliato, prima dovevo fare quest'altro e poi questo, vabbè. Sono pennarelli indelebili, niente di particolare, con la punta sottile sottile. Qui c'è scritto Moto Black Liner. Black Liner. La marca è molotov.com. Molotov con la V doppia finale. Ecco qua, questi sono gli occhietti. Qui facciamo due virgoline dalle parti. In questo modo, scusate, e due sopracciglia qui un po'.
Oltretutto questo non l'ho neanche usato, guarda, è bastato questo qui. Ora si sporca un po' il viso con il fard o con una spugnetta. Ci dovrei avere una spugnetta io, che non è altro che una gomma piuma, se no che una spugna, proprio le spugne da cucina. E si fa un po' di rossetti qua, in questo modo. Gli diamo un'espressione diversa. La bocca la facciamo, un tondino la bocca. Così. Ora con un po' di acrilico bianco ci facciamo punti luce, come si fa sempre, via. Tanto chi ha visto altre bamboline lo sa come si fa. Punto luce qua. Punto luce qua. E alcune sulle guance. Sa che questo acrilico non c'è se secco. Vabbè. E non ce ne farei tanti, basta così, tanto l'idea della faccina. Ora pulisco questo. Allora, mentre che asciuga si preparano i capelli, si prende la misura così, vedete, io gli voglio fare un ciuffo legato qua su, quindi metto la lana intorno così, poi la misuro, è chiaro, sto un pochino più abbondante, per diciamo 30 centimetri. Quindi giriamo tante volte 30 centimetri su un cartoncino. Ah, stiamo un po' più abbondanti, facciamo un cartoncino di 20 centimetri, che poi sarà 40, quindi ci si gira almeno una 28 volte, in questo modo. 1, 2, oh, via, nodino immancabile, non mancava mai, ma guarda, che lavoro qua. A vedere, tac, io mi posso perdere in un nodo per 1 metro di filo? No, via, non esiste, non esiste. Oltretutto devo prendere anche da dentro, vabbè, prendiamo sempre da dentro il filo, dentro la matassa. Olè, pronti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, per 28 volte, centimetri 20 per 28 giri. Ora io finisco di arrotolare. Allora, 28, 30 giri, insomma, non cambia niente. La lana, spessura di questa lana è una lana che si lavora con l'uncinetto del numero 6, quindi vi regolate, e con i ferri 7, 8. È della Big Ball Morel Fil, questa ditta qua. Così, se la volete comprare, è su Facebook e su Instagram. Morel Fil. Si chiama Big Ball. È 45% lana, 35% di alpaca e il 20% è acrilico. Detto questo, vado avanti. Allora, taglio. Prendo un pezzetto. Taglio nel mezzo, qui. Faccio un nodo, taglio nel mezzo, annodo nel mezzo e vado dalla parte opposta, sempre nel mezzo, e taglio. Questo non ci serve più, vediamo. Ora dalla parte del nodo lo andiamo a incollare qua sotto, dietro al mento della bambolina, qua. Quindi metterò la colla qua e vado a posizionare i capelli qua, un po' sul retro, non proprio sotto al mento, un po' più di dietro. Poi qui faccio così e pettino questi capelli qui sul davanti, così. In questo modo qua, così. E di qua faccio la stessa cosa.
Così. E vado ad annotare, a annodare qua su in cima. Con un altro pezzetto di lana annodo qui in cima. Dietro è coperto tutto, vedete? Se non si ferma, non si blocca. Stare, aggiustiamo per bene qui, questo si mette qua dietro, ma si fa andare dietro, in modo questo si nasconde qua in questo modo, fissiamo per bene qui con la colla. In questo modo. Ora qui andava stretto un po' di più. Vabbè, così. Ora qui sono venuti anche troppo lunghi. Io direi di farci un ciuffettone così da una parte, anzi girato. Che poi le pettinature sono belline anche un po' strane, un po' arruffate in questo modo, eh? Allora la leggo anche in fondo, tanto per cominciare. Che a me tagliarli tutti, ma mi dispiace buttare via tutta sta lana. Mentre si può fare una pettinatura un po' bella più strana. E la girerei un po' così, anzi al contrario. Mi piace più sulla sinistra. Vado ad appoggiare di qua, ancollare di qua. Boh, non lo so neanch'io. Ho trovato una soluzione ganzetta, secondo me ganzetta. Allora, si fa così, si mette una mano qui, così, ora lo faccio girato così, e questo si va a incollare qui. Secondo me è bellina così. Secondo me è bellina, un po' strana. Ora qui si regola un pochino questa frangetta, così. Questo lungo si taglia. Qui c'è da finire di incollare, però. Se no. Tutto per bene, se no poi la bambolina si vede tutta la pelata. Va bene, eh. Sì, direi che così è proprio ganza, eh. Questo si taglia. E allora qui si taglia questa, tutta questa frangia qui. Questo modo. Chi piace piace, chi non piace piacenza, eh? Allora, leviamo tutto questo, ora pensiamo all'abito di questa bambolina, che è un abito un po' strano, perché questa è una bambolina un po' strana. Si è già visto che è un po' strana. Allora, la faccina si tiene qui così ci fa compagnia, eh? Allora, ora si prepara il vestito. Ah, la stoffa, se poi mi chiedete dove l'ho acquistata, allora, io l'ho presa in un negozio qui vicino, però a Fantastoffe la trovate, è della Walt Disney, come vi ho detto prima, ci sono tutte le principesse, è un bel cotone, proprio Walt Disney originale questa, vedete? E costa anche un po', eh? Ora non mi ricordo quanto l'ho pagata, però è un cotone bello consistente, eh? Bellina come stoffa. Allora, si prende prima di tutto un cerchio di 18 cm di diametro. È questo, io l'ho già imbastito tutto intorno, dovrà essere di 18 centimetri di diametro. Ce l'ho qua, guardate, è questo. Questo è questo, 18 centimetri. Come vi ho detto, poi ve ne serve un altro. Ora intanto facciamo questo:
Ce ne vogliono tre cerchi così, a scalare, uno più grande dell'altro. Io ho chiuso qui, non sono andata proprio vicina vicina, ho lasciato circa 2 cm qui aperto, eh? E vado a, ho fatto un punto fissa e vado a bloccare. E lo mettiamo da parte, qua, accanto alla faccina. Mi è mosso tutto qui. Ora ce ne vuole un cerchio di 21 centimetri. Questo è 21 centimetri. Sarebbe questo qui. 21, 22 centimetri. Così. Poi centimetro più, centimetro meno, non cambia niente. L'importante è che siano a scalare sempre un po' più grandi. E anche a questo ho fatto un imbastitura tutta intorno, questo non serve più, e tiro in questo modo come abbiamo fatto per quello lì. Regoliamo un po' l'increspatura qui, facciamola. Aperta tipo quella lì, così, e fissiamo anche questo. Ecco qua, vedete, uno più piccolo e uno un po' più grande, in modo che sono un po' a scalare così. Ora se ne prende un altro che è 26 di diametro. Questo è 26 di diametro. Ora non lo sto a rifare tutto, se no ve lo dico. Questo è aperto, è 26. Un cerchio di 26. Poi centimetro più, centimetro meno. Ho fatto un punto filza tutto intorno e ora vado a tirare. Però a questo qui ci mettiamo un pochino di imbottitura così, vedete? Non tantissima, proprio un pochino. Quella piatta poi rimane troppo rigido e ho preferito fare questa a falde, però in questo modo. Che dia un pochino di corpo alle parti laterali di questa bambolina, di questo cerchio, via. Ecco qua. Distribuiamo bene tutte queste piegoline. L'importante è che siano questi tre cerchi a scalare, di quei 3 cm ciascuno, vedete? In questo modo. A questo punto fisso il filo. Vedete, l'imbottitura è proprio pochina, eh? Proprio pochina. Ora si incollano insieme queste raggiere che abbiamo preparato, eh? Si prende questa. Si mette la colla qui e si mette questo cerchio qui, in questo modo. E poi mettiamo anche questo. L'imbottitura solo a quello dietro, eh. In questo modo. Ora qui mettiamo la decorazione, prendiamo una striscia di pizzo che dovrà misurare 20 centimetri. Questo è 20 centimetri, io l'ho già arricciato. Questo è 20 centimetri. L'ho imbastito anche questo e ora lo vado a bloccare. Qui ho lasciato il nodino da fare così. C'ho la colla attaccata a un dito, mi sta appiccicando il filo, guarda. Ormai vado di pari passo con la colla io. Vabbè, faccio il nodino, eh.
Una volta chiuso, unito insieme questo pezzettino di pizzo, si chiude qui all'estremità. Non lo chiudete tutto, lasciate tipo un paio di centimetri, 1,5 cm qui, così. E anche questo lo andiamo ad incollare qui. Ora, in questi cerchietti che abbiamo preparato, ci potete mettere anche delle scaglie di sapone profumato e vi può fare da profumo ambiente questa bambolina. E poi è adatta anche come una bomboniera per una comunione, per una cresima. Ora, qui si decora, prima si mette la testina si mette, allora qui c'è la cucitura, mettiamola così, si mette qui, fra la prima e la seconda, come la vogliamo chiamare, queste raggiere, questi cerchi che abbiamo preparato in questo modo. Quindi andiamo a mettere la colla qui, un bel po', e andiamo ad attaccare qui. In questo modo. La bambolina velocissima è questa, proprio sciue sciue. In questo modo. Questa magari lo andate ad incollare qui alla testa, così. In questo modo. Una bambolina non ha le braccia, non ha le gambe, è proprio una bambolina molto stilizzata. Ora si prende la decorazione, per cui io ho preparato dei nastrini di Grosgrain blu e rossi. Guarda, la colla ovunque. Sì, ovunque. Ho preso uno blu. Poi questo sono colori che ho scelto io, poi voi potete farla dei colori che volete. Così, così. Poi un qualcosa di decorativo qui. Io ho preparato una farfallina, o se no potete metterci un fiocco, un bottone, quello che vi pare. Ora questa è decorata di qua, ma questa decorazione non mi ci piace, allora la metto dalla parte bianca, mi ci piace di più. Così. In questo modo. Oh, ora c'è da mettere un fiocchettino nei capelli e poi per appenderla, perché questa si può anche appendere. Fiocchettino nei capelli, ci si mette blu. Perché è sempre tutto rosa, ragazzi, tutto rosa, eh? Si fa un gancetto così. Anzi, no, si fa di lana. È meglio. Si prende un ago da lana, che ce lo dovevo avere qui a portata di mano, scusatemi. Eccolo qua. Un ago da lana. Si infila con la lana. E si passa qui da parte a parte, si va proprio in fondo alla testa, si passa così. Si sfila l'ago e si fa un cappietto così. Si fa scorrere il nodo dietro e per appenderla è già pronta. Mettiamo un fiorellino, un fiocchetto qui fra i capelli. Questa volta blu, perché rosso, vabbè che rosa è nella palette dei colori che si abbina con il rosso, eh? Rosa e rosso, guardate su internet, c'è tutti gli abbinamenti, è uno dei colori che si può abbinare al rosso. Ecco perché l'ho scelto per i capelli, perché metterci i capelli grigi o marroni non mi ci piaceva proprio, troppo lungo questo. Grande. Tac e tac. Questo lo mettiamo qua. Ora io l'ho decorata con questi colori, poi voi decoratela a piacere, eh? Bella e pronta. Ora nome, io avevo pensato Rosina, c'ha capelli rosa. Io la chiamerei Rosina, la bambolina Rosina. La bambolina Rosina è pronta. Io vi ringrazio di aver guardato il tutorial. Vi invito a mettere un like se vi è piaciuto, a condividere e iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella perché ogni volta che io farò un tutorial vi arriverà una notifica, quindi non vi perderete neanche un tutorial.
Io vi ringrazio sempre e un bacione dalla Beche. Ciao!